Buongiorno signor Sindaco, buona domenica a lei in famiglia, la signora Musolino e tutta la giunta comunale. Sto parlando in bene di tutti i mercatari del... Adesso lui li inquadra tutti. Siamo persone che vogliamo lavorare e non vogliamo fare altre cose che non si possono fare. Detto questo, lei ogni domenica ci manda i vigili urbani e non possiamo lavorare. Ora qua c'è tutta gente bisognosa che ha bisogno di lavorare, che hanno bambini, figli, eccetera, eccetera. Adesso lei con la sua bontà e con tutta la sua generosità della signora Musolini, il mercato dei Pucci, signor Sindaco, c'è in tutto il mondo, esiste in tutto il mondo. Solo qua per Piripicchia lei non ci vuole fare aprire, o la Musolini non ci vuole fare dare un'area adeguata al mercatino dei Pucci. Noi lavoriamo un giorno alla settimana per sbagliarci il cervello e per vendere un poco di munnizza, di chi ti compra la mia mamma, di chi ti costruisce la spazzatura, come tanti. C'è chi ce le fa, le cose c'è, chi ce l'ha a casa se le vende. Non devi dire munnizza, se no io te lo so. Oh, non me lo sto parlando. Allora, detto questo, signor Sindaco, adesso noi, tutti questi ragazzi qua, questi padri di famiglia, oggi non hanno potuto lavorare. Per colpa, non lo so, è sua, della Musolini, perché non ci ha segnato un'aria. Ora, gentilmente, lei accolga questo messaggio da parte di tutti noi, signor Sindaco, per favore ci faccia lavorare la domenica, perché noi siamo della classe operaia. Va bene signor Sindaco, non voglio aggiungere altro. Voglio dire buona domenica a lei in famiglia, lei oggi mangiamo e noi non potevamo mangiare oggi. Capito ciò che voglio dire io? Buona domenica, arrivederci.